Siamo convinti di andare a Napoli. Andiamo a Napoli. Ancora dobbiamo partire. Hai già fame? E non siamo ancora partiti. Siamo quasi arrivati. Manca 5 minuti e arriviamo. Siamo in albergo, andiamo a mangiare, siamo appena arrivati. Famissimo, andiamo a Castellammare di Stabia. Questa è la nostra cena. Ciarlatielli, frutti di mare. E? Devo assaggiare questo. Cos'hai preso? Non ti va. Raccontami cosa è successo. Ha pure sonno. Qua, hanno smontato la ruota. Dove? Ma cosa c'entra? Che cazzo? Vabbè, ma cosa c'entra? Non è che siamo nel Bronx. Adesso dove andiamo? A Napoli. A Napoletta. Andiamo a vedere Napoli. Sono vestita. Andiamo. Adeguato al contesto. Beh, facciamo un riepilogo di quello che è successo ieri. Ieri siamo arrivati. Siamo arrivati, abbiamo preso una macchina grande, bella, molto bella. Una Jeep. Una Jeep. Poi siamo venuti in albergo, abbiamo lasciato le cose, poi siamo andati a Castellammare di Stabia. Abbiamo mangiato, ho mangiato antipasto. Mi ha mangiato pesce. Buonissimo. Hai mangiato. Tutta la spesa 40 euro. Fatto, dolce, dolce, bibite eccetera, e poi siamo tornati a dormire stanchi morti. Stark. Adesso andiamo a Napoli. Napoli, di fronte a noi il Vesuvio. Quartieri spagnoli. Capito? E io li faccio, capito? Cioè, ma guarda, quartieri spagnoli. Adesso andiamo a vedere la piazza dove c'è il murales di Maradona. Zeppoline. Eccolo qua. Sì, sì, questo è il museo. Come siamo andati a finire qua? Galleria. Galleria quale? Non so, ma quella di Milano. C'è un po' della Vittorio Emanuele, ma... Ah, è bella comunque questa
galleria. Adesso andiamo a piazza Plebiscito, avanti di qua. Non so. Bellissimo. Perché fanno il concerto qua. Fa la foto piazza Plebiscito, guarda qua. Di qua invece andiamo a Spacca Napoli. Allora, lei ha appena preso il caffè, adesso c'ha fame ancora, vuole una zeppola. Zeppola Napoli, sta iniziando a capire che qua si mangia bene. Pizza fritta di là, pizza fritta. Pizza fritta 3,50. Cos'è che hai preso? Zeppoline. Zeppoline, fa vedere? Buone queste zeppoline. Oh, ti stai ambientando, La leoparda. Qui la chiamano la leoparda. Leoparda. La signorina leopardo, cioè, la lascia la mano pure senza busta. Non è una zeppa fritta, è un calzone. Com'è sta pizza fritta? 12,20 merenda, dopo pranziamo più tardi. Lì fanno la pizza portafoglio, la tirano giù col cesto, te la ordini sotto e poi te la fanno scendere col cesto perché il forno è sopra. Capodanno, Sant'Antonio sicuramente te lo ricordo perché ho origine Sant'Antonio di Padova. Siamo a Spacca Napoli. Qua c'è tutto da mangiare, tutto l'acqua. San Gregorio Armeno qua, giusto? Ci sono i presepi. Ci sono i presepi qua, andiamo a vedere i presepi. Sembrano veri, che roba. Qua abbiamo il Duomo di Napoli. Spuntino alle 5 di sera con la pizza da Michele, pizzeria, la pizzeria più famosa di Napoli. E dopo andiamo a cena. Siamo giunti alla sera. Sono le 6. Sono le 6. 6 e mezza. Da stamattina che giriamo, abbiamo mangiato un pezzo di pizza, adesso cerchiamo la macchina, poi andiamo in albergo e poi dobbiamo uscire a cena. Stanchissimo. Stanco. Dopo è la macchina, dopo. Lì hanno girato mare fuori. Siamo arrivati. Dove? Siamo arrivati a Mamma Mia. Ristorante? Andiamo. Che bello. Bello questo ristorante qua. Bello. Oggi si parte alla volta di Sorrento. Andiamo a vedere la costiera amalfitana, Sorrento. Ieri abbiamo visto Napoli. Cosa ti è piaciuto ieri Napoli? Tutto. Tutto. Hai pure fatto le unghie. Ci siamo fermati per caso e dovevi fare le unghie.
abbiamo trovato due belle amiche. Vediamo. Di qui, dopo vi metto l'indirizzo. Stella vista dal nostro albergo che è qua, però là c'è il mare che adesso andiamo a vederlo meglio. La nostra macchina, ma che bella, Jeep. Bella, ma che, cioè veramente top. Cosa ne pensi? Ci sono un sacco di negozi che si chiamano Gargiulo di cognome, come il nostro amico. Questa è la via per andare sulla costiera amalfitana. Quasi arrivati ad Amalfi, intanto stiamo facendo questa strada qua che è in mezzo alla roccia. Cos'è che facciamo ad Amalfi? Mangiamo nella trattoria più antica, tipici piatti salernitani. Abbiamo prenotato tipici piatti del posto. Sì. Va bene, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Tanto siamo quasi arrivati, mancano 13 minuti. Sì. E poi gnam, si mangia. Che ore sono? Gnam, bello. Sono le 13:15, tra 12 minuti siamo lì. Ho prenotato per le 13:30, tanto è abbastanza facile trovare parcheggio. Allora, abbiamo trovato parcheggio. Andiamo giù a piedi, eh? Sì. Alla fine. Amalfi Centro. C'è il telefono? La strada per andare a mangiare. Qua con i pattini arrivi giù subito, sai che bello farlo i pattini? Abbiamo prenotato la gemma. La gemma. La gemma cosa si mangia? Pupesh. Pupesh. Sembra un bunker, eh? Questo posto qua. Però comodo perché ti porta in piazza direttamente da Amalfi. Vabbè. La gemma, lì sopra? Ah, di qua forse. Secondo me dobbiamo salire su di qua. Qua va, vedi, vai sulle dalle scale.
Allora, ci lasciamo la piazza alle nostre spalle e andiamo verso il mare, eh? Allora, abbiamo mangiato da Amalfi, adesso rientriamo e andiamo verso Napoli, giusto? Oh, finalmente, Napoli. Napoli, oh, lei è proprio innamorata di Napoli, eh? Quella che non gli piaceva, quella che non voleva manco venire a Napoli. Te che non volevi manco venire a Napoli. Venite a Napoli, poi tornate. Stella dei venti? Può essere, Stella dei venti. Minori o maggiori? Maggiori. Maggiori? C'è anche minori, eh? Minori e maggiori. Abbiamo invertito i ruoli, adesso guida lei. Si ritorna in direzione Napoli, eh? Passiamo dall'albergo. Ci riprendiamo un attimo e dopo si va a cena a Napoli stasera. Qui siamo a Chiaia, quartiere Chiaia. Stasera stiamo andando a cercare una pizzeria per cambiare. Ma che bello! Siamo in un posto che apparentemente non ci dice niente. Abbiamo mangiato una pizza che è veramente strabuona. E niente, adesso andiamo a fare un giro. Siamo in una vietta qua che è tranquilla. Vai sempre dritto. Siamo al terzo giorno, giusto? Terzo giorno e oggi torniamo a Napoli a Chiaia e devo andare a fare due cose di lavoro e dopo ci vediamo. Ciao. Stamattina andiamo a Chiaia, un po' di shopping, poi pomeriggio non si sa. Cioè questa è tipo via Torino. Chi è questo? Chi è che è? Gael. Incredibile quanti scooter ci sono a Napoli. Anche perché viaggiare in macchina è possibile. Allora c'è stato un cambio di stile qua. Qual è il cambio di stile? Pecureggio fatto. Ho preso pecurella. Pecurella smarrita, è vero? Sì. Ha preso la giacca con la pecorella smarrita. Qua niente, continua il nostro shopping. Abbiamo finito la via. Abbiamo finito la via, dobbiamo tornare indietro. Vai, torniamo indietro. La riconosci in mezzo alla folla con quel pellicciotto lì, perché antica pizza fritta. Qua, abbiamo provato. Saracina, canzoni tipiche napoletane. Ciao. Andiamo avanti in via Toledo, siamo in via Toledo. Via Toledo. Sfatiamo il mito. Hanno tutti la borsetta, io non l'ho portata. Ah, tutti, mi raccomando, non portare la borsetta. Non portare la borsetta a Napoli, mi raccomando, non portare la borsetta a Napoli, ce l'hanno tutti. Ma. Poi chiama bene. Sì. Dicevano, quartieri spagnoli e il quartiere più malfamato. Invece adesso è diventato il quartiere più turistico.
guarda qua. Dai, guarda troppo, guarda. Dove si va? A Roccaraino. Adesso andiamo a Roccaraino, nel paese di mia nonna. Paese di mia nonna, andiamo a vedere se esiste ancora la casa della nonna. Ci trasferiamo. Andiamo a vedere. Chissà se mi ricordo ancora qualcosa. Mi ricordo che c'era la piazza. Qui abitava la zia Michelina, in queste zone qua. C'era una fontana. Eccola lì la fontana. La chiesa. Dove? Aspetta, aspetta. Quella? Sì, no, non è la fontana. Sì, 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 sì. Pazzesco, la fontana. Incredibile. Eh sì, eccola qua la fontana. Me l'ha rifatta tutta. E lì c'era un bar. Eccolo là. Di là? Di là c'era un bar. Una volta c'è stata una rissa. Io giravo di qua con i miei pattini. Facevo sto giro qui della piazza e poi andavo su di là dalla nonna, che mi pare che abitava su di là. Siamo sopra Santa Lucia, cioè sopra Roccarainola. Adesso sotto è Roccarainola. E qui c'è la strada. C'è la strada per andare a Santa Lucia. Sopra. Che di là si veniva su. Siamo andati a finire a Pompei. Volevamo visitare la città. Invece mi sa che è chiusa, perché alle 3:30 chiude l'ingresso. E niente, invece siamo qua a fare un giro centro Pompei, giusto? Ecco la chiesa famosissima, il santuario di Pompei. Il santuario di Pompei, poi di là c'è il parco di Pompei. Siamo fermati qui alla piazza. Merenda. Cos'è che voglio fare stasera? Stasera vorremmo andare sul lungomare. No. Troviamo il posto da mangiare che abbiamo prenotato e poi vediamo. Allora, oggi c'è Napoli Monza, giusto? Sì. Qui abbiamo Napoli Monza. Stanno guardando tutti la partita, in giro c'è un casino. Napoli Monza. Esatto, guarda. Vedi che c'è la partita e noi dobbiamo andare a mangiare quella. Non è mica questo, trattoria. Ah no, di là è. Aspetta che passiamo. Vai, passa di là. Risto Pescheria, dalla parte di là. Oh, assegnato. Ah! Allora, stasera serata alternativa. Cos'è che stai mangiando? Alice e Zeppoline. Alice e Zeppoline. Ma dopo cosa hai preso? Spaghetti. Allora, signori. Dobbiamo spiegare questa cosa, perché siamo arrivati qua, ci sono dei pesci fuori. Anguille. Anguille fresche, cioè proprio vive ancora. E questo non è un ristorante. Beh, vedi, no? Qui ti fanno, ti cucinano il pesce fresco, diverso dal ristorante, giusto? Allora, cos'hai preso? Spaghetti alle vongole. Spaghetti alle vongole fresche, perché pescate forse stanotte? Stanotte le ho pescate. Sì. E qua il pesce è freschissimo, perché loro lo pescano e lo fanno poi direttamente subito alla sera. Io ho preso la calamarata, buonissima. Abbiamo finito, responso 56 euro. 56 euro abbiamo mangiato calamara. Cibo di pesce. Allora, antipasto, insalata di polipo freschissima. Con tu? Alici e zeppole. Alici e zeppole, antipasto. Poi calamarata freschissima, una roba strafresca. Tu? Vino bianco. Ah no. Spaghetti alle vongole. Spaghetti alle vongole. Due calici di vino bianco e acqua frizzante. Totale 56 euro in due. Parcheggio, sì. Grazie. Già lo sanno. Sì. Parcheggio. Parcheggio. Comunque c'è sempre profumo di panni puliti. Beh, ci credo. Andiamo su. Facciamo un po' per terra, però. Vabbè, cosa c'entra, però. Però c'è profumo. Vedi? Sono arrivati in albergo, è pieno, ma ci deve essere qualche vento, guarda. Chi è Renato Zero?
Ma è Renato Zero. Che a me sembra c'è Renato Zero. È Renato Zero, raga. C'è Renato Zero. Siamo giunti al termine, all'ultimo giorno. L'ultimo giorno. Abbiamo fatto la valigia mattina, adesso ci rimane da fare ancora le ultime visite, poi stasera abbiamo il volo. Adesso andiamo giù al porto. Lungomare di Napoli. Adesso andiamo a cercare un parrucchiere perché lei... Devo fare la piega per Capodanno, perché chi non fa la piega a Capodanno non fa la piega tutto l'anno. Alla ricerca del parrucchiere che fa la piega. Margellina. Quartiere Margellina. Gamba bella, vediamo. Vai che roba. Vai che piega, piega napoletana questa, eh? Piega. Vedere? Top. Piega proprio napoletana. Pausa spuntino, sono le due, ancora dobbiamo mangiare. No, una e mezza. Ah, una e mezza, va bene. Oggi cosa si mangia? Oggi cosa si mangia? Ah, pizza napoletana, tanto per campionato. È una delle pizzerie più buone di Napoli. Signori, vogliamo fare un bel applauso alla mamma, tutti quanti! Un applauso alla mamma, dai! Alla mamma, dai! Ha capito chi è la mamma? Ha capito chi è la mamma? La mamma è sempre la mamma. La mamma è Napoli, applausi, ragazzi! Signori, la mamma partorite! Un grande a partorite! A partorite! La mamma ha partorito a un grande ragazzo che si chiamava Diego Armando Maradona! E allora? Questi mi stanno vedendo io come parlo in italiano. Sì, sono napoletano, scusate. Sono italiano e napoletano. È sempre italiano, eh. State passati la voi sentite. Allora ragazzi, allora la mamma ha partorito un ragazzo che si chiama Diego Armando Maradona. La mamma. Come si chiama mamma Diego Armando Maradona? Qui. Troppo. Si chiama Napoli. Perché veramente quando è venuto Diego qua ci ha regalato una grande storia a tutto il mondo, non solo a Napoli, va bene? Lasciamo l'applauso alla mamma di Diego! Poi lo manderemo in televisione, vai! Vai in televisione! Ecco le mani, vai! Qui siamo in via Toledo. È ambientata, eh? È diventata napoletana. Perché la nostra vacanza sta per finire. Napoli. Ci stiamo andando da Napoli.
Parto. Ahimè, si torna. E per finire, eccoci qua in attesa. Siamo arrivati del nostro private taxi. La nostra vacanza finisce qua. Finisce qua. Ciao a tutti. Ciao.